Grazie Presidente. Membri del Governo, onorevoli colleghi della maggioranza, ma soprattutto dell'opposizione, perché ricordiamolo che all'unanimità votò a favore della norma da cui sono nate queste mozioni. Evidentemente un lampo di lucidità nel buio che vi attanaglia da alcuni mesi. Sono felice di poter illustrare questa mozione perché dovrebbe finalmente porre fine a tutte le polemiche strumentali che in questi ultimi due mesi abbiamo dovuto leggere ed ascoltare. Più simile a leggende in realtà che non a polemiche, ma fa lo stesso. Il bando periferie prevedeva il finanziamento di 120 progetti di comuni capoluogo di provincia e città metropolitane. Erano divisi in 24 progetti per cui era stato messo a disposizione un primo stanziamento di fondi e 96 progetti per i quali avrebbero dovuto beneficiare di un secondo stanziamento. Ecco, su questi 96 progetti voi avete creato il problema che noi poi abbiamo risolto. La realtà è molto semplice. Qualora non vi fosse ancora ben chiaro, ma lo sappiamo che lo sapete, se no non avreste votato a favore dell'emendamento, dopo il primo mezzo miliardo stanziato per i primi 24 progetti iniziali, il governo Gentiloni ha tentato goffamente e successivamente di stanziare ulteriore 1,6 miliardi di euro circa per i restanti 96, dimenticandosi però di effettuare tutti i passaggi che erano previsti per legge. La Corte Costituzionale però non si è distratta a differenza vostra ed ha giudicato incostituzionale l'utilizzo del fondo stanziato senza un preventivo accordo con le regioni, come prevedeva la legge. Come se non bastasse, sono poi pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri numerose istanze per rimodulare gli interventi, poiché in realtà molti dei progetti non erano ancora di fatto pronti. Il Parlamento, poi, è dovuto così intervenire con un duplice scopo: rimodulare il finanziamento, utilizzando per una finalità consentita dalla legge questa volta i fondi e andando a sbloccare quindi gli avanzi di bilancio per tutti e gli 8.000 comuni italiani, e poi differire al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse. In pratica abbiamo riparato ai danni ereditati e abbiamo legiferato per il bene di tutti i territori. Andando poi oltre, ma qui andiamo ad aggiungere un nuovo concetto e non vorremmo che gli sforzi fossero un po' troppo intensi da parte della minoranza, va ricordato che le convenzioni non sono state bloccate e dunque le amministrazioni potrebbero procedere anche in autonomia con proprie risorse o in altro modo, per esempio accendendo forme di un'anticipazione finanziaria. Ad ogni modo, dando seguito a quanto già promesso dal Premier Conte, durante l'incontro che è già stato ricordato avvenuto l'11 settembre con ANCI, con questa mozione il Senato impegna il Governo su due fronti. Primo, a prevedere specifiche misure nella legge di bilancio 2018 volte a garantire, compatibilmente con una più efficace allocazione delle risorse a disposizione, soluzioni idonee alle istanze degli enti locali interessati, aggiudicatari degli interventi finanziati a valere sul fondo periferie. Due, a provvedere al rimborso delle spese per gli interventi già sostenute dagli enti territoriali che hanno sottoscritto le convenzioni. Il tutto con buona pace di ANCI e delle strumentalizzazioni. Grazie. Grazie senatore Campari. Ha facoltà di parlare il senatore Ciriani per illustrare la mozione numero 44 a 10.